È durato 2 ore l'interrogatorio di garanzia di Mauro Passarini davanti al giudice per le indagini preliminari Corrado Schiaretti. Il medico di medicina generale è stato arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver fatto arrivare ad alcuni pazienti green pass in realtà falsi, ottenuti fingendo somministrazioni di dosi di vaccino contro il coronavirus, poi registrate come realmente effettuate sugli appositi portali internet a disposizione dei medici di famiglia. Secondo gli inquirenti, il medico avrebbe chiesto 500 euro per ogni certificato verde. Fino ad oggi sono stati 79 i Green Pass sequestrati e 400 le dosi di vaccino sulle quali potrebbe essere necessario svolgere verifiche. Il professionista, difeso dall'avvocato Carlo Benini, deve rispondere di peculato, falso ideologico e corruzione. Comunque, ha chiarito tutto quello che c'era da chiarire, quindi io penso che la situazione quantomeno cautelare adesso possa essere modificata. Ha chiarito le varie situazioni, adesso deciderà il giudice, il pubblico ministero ha già dato il suo parere, il giudice deciderà se ritiene che le esigenze cautelari che riguardavano il diritto di reiterazione e le esigenze istruttorie si sono terminate, come noi speriamo, come pensiamo, che non ci siano più né esigenze cautelari, né esigenze cautelari ovviamente estreme, come i formulari in carcere. Cosa ha detto rispetto soprattutto al fatto dei, no, rispetto al fatto dei pagamenti, l'accusa di corruzione? No, quello assolutamente no, su quello è stato categorico, lui non ha mai preso un centesimo da nessuno, su quello è stato categorico, è quello che posso dire ovviamente, per il resto ha spiegato quello che c'è da spiegare. Ha ammesso di aver fatto dei falsi. Ha spiegato quello che c'è da spiegare, non chiedetemi cose che non posso dire, l'unica cosa che vi dico è che certamente non ha preso mai un centesimo, su questo è dubbio. Contatti col Nord Italia li ha spiegati? Gli arrivava anche dei gruppi da Belluno? Ha spiegato quello che riteneva opportuno spiegare, dei vari contatti e quant'altro, comunque l'ha spiegato e adesso vediamo. La notizia ha scosso i pazienti del medico, che operava in un ambulatorio del centro città e a Marina di Ravenna. Ma guardi,